i Casati Stampa di Soncino, i proprietari della villa di Arcore. Sapete che avvocato avevano questi qua? Cesare Previti. Ecco, e lui andava a casa di questi qui, ha vissuto nella casa di questi signori. Allora, questo qui viene, capito, tutto il cerchio così. Figlio di commercianti, come di bestiame, no? Di bestiame? Di bestiame, sì. Capito? Allora, il problema è, perché si racconta queste balle in giro? Quando e nessuno ha preso il libro di Flamini, si chiama La Sfinge del Briate Rosso, dove si racconta tutte queste cose e i suoi legami con gli apparati dell'eversione. Ma non solo, ma si parla delle Brigate Rosse in un modo completamente improprio. L'ultimo capo delle BR, Giovanni Senzani, no? Era un criminologo, ha studiato negli Stati Uniti, è arrivato in Italia e guarda caso diventa capo delle BR ed è dentro nel comitato che deve indagare su Moro. Pensa a te, e chi gestiva il comitato che si occupava di Moro? Tutti uomini a P2, ce n'era uno che non lo era, l'hanno mandato via, no? Uno solo dentro, dove Cossiga ovviamente la faceva da padrone. Allora, queste cose sono nei libri e negli atti delle commissioni, però questa sinistra attuale, no, non vuole parlare di queste cose, perché deve parlare di se stessa e quindi non lo può fare, e quindi tiene ingabbiato un movimento che potrebbe sollevare, e ve lo dico, dall'11 settembre fino ad Aldo Moro, passando per l'omicidio Kennedy, come atto di accusa complessivo di cosa è in grado di fare, passando per il nazismo, no, in epoche passate, per dimostrare cosa è in grado di fare in modo malefico la borghesia, che cosa è in grado di mettere in atto, e quindi perché bisogna avere un'organizzazione di un certo tipo. Non ne parlano, no? Io non ho capito, questo qua è il limite. Voglio fare una domanda, una doppia domanda. Allora, la funzione di questo libro è rivolto ai giovani che non hanno vissuto quel periodo, esatto. E l'altra cosa è, che cosa ti aspetti che attraverso questo libro ritorni indietro, visto che c'è una grande percentuale di persone che non va più a votare, ed è anche in buona parte quelli che arrivano appunto dal vecchio PC, che un po' schifati per cosa è, ecco, venuto adesso. Allora, uno, i giovani, per renderli consapevoli e per insegnargli cos'è anche la vigilanza rivoluzionaria, perché bisogna stare attenti. La vigilanza vuol dire che la sta con la pila in mano, guarda. No, bisogna leggere molto, farsi una solida cultura, partendo ovviamente dagli insegnamenti fondamentali che sono quelli di Marx, no? Engels e Lenin, no? E di Gramsci, no? Per capire come funziona questa società, per avere quegli strumenti di base. Dopodiché bisogna appunto prendere, no? Diciamo, costruirsi una struttura che sappia diffondere queste conoscenze e che sappia soprattutto parlare di due cose. Uno, la dittatura della borghesia come funziona nei paesi occidentali, perché vabbè, così dice, nei paesi medievali, no? Arretrati, come era la Cina, come era la Russia in parte, come l'abbiamo già visto, no? come si fa a prendere il potere. In Occidente non si è mai riuscito. L'unico partito che si era avvicinato molto era quello che aveva una teoria e una prassi che l'ha portato vicino, e che sono dovuti intervenire anche fisicamente nei confronti di queste persone. Perché, ad esempio, Berlinguer, lo diciamo nel libro, dopo quell'intervento dove dice che lui avrebbe utilizzato il partito in modo anche militare nei confronti dei reazionari se questi non rispettavano la Costituzione, un anno dopo, no, meno di un anno dopo, subisce un attentato in Bulgaria, cioè Lenin un attentato, Togliatti un attentato nel 48, no? Che gli spara. Berlinguer un altro colpo, neanche uno. Sì, cazzo, no, sì, appunto, da parte del pallante che era legato agli americani alla mafia. Berlinguer gli fanno un attentato in Bulgaria, in Bulgaria glielo fanno, non è che glielo fanno, dico, in Italia, in Francia o in Belgio, in Bulgaria. Allora, poi non solo, a Togliatti gli fanno un altro attentato nel 50 a Pincinetto, dove tentano di buttarlo giù da un burrone, e la stessa cosa doveva fare Berlinguer, che se non lo fermava, se la macchina non veniva fermata
da un palo, il camion che l'ha investita lo buttava giù, c'è uno strappione di 50 metri, insomma di noi sarebbe morto sicuramente. Altra cosa, c'ho le foto sopra, altra cosa è che Berlinguer viene minacciato costantemente, tanto è vero che la moglie di Moro una settimana dopo il rapimento lo chiama, no? E questo è agli atti della commissione stragi, della commissione Moro, no? E dice: Berlinguer, stia attento perché la prossima vittima sarà lei, si attrezzi bene. E difatti ci siamo allertati tutti i compagni, no? Così potevano allertare, no? In tutta Italia per capire chi poteva essere. E questa cosa è successa ed era all'ordine del giorno. Ma il fatto stesso di come muore Berlinguer. Allora, non so se avete visto, ma per quello che lo consiglio a questo libro, prendetelo, perché a pagina 138 c'è il rapporto, un rapporto di denuncia in stato di arresto a carico di Alfred Michael Bauer, nato a Laura. Questo austriaco arriva armato di coltelli nella sala di rianimazione dove era ricordato Berlinguer dopo l'ictus, no? Cioè, armati i coltelli, cosa vai a fare in una stanza dove c'è uno intubato? A tagliare un tubo. E questo viene processato e nascosto. Non è all'onore delle cronache, è uscito un trafiletto così sul Corriere di questa vicenda, un trafiletto così di poche righe, no? E tutti gli altri hanno nascosto questo fatto, che è gravissimo, è la dimostrazione che c'era un complotto dietro di lui. Ma non solo. Ma quando tu hai un medico lì, dove c'è la tribuna, sotto la tribuna, c'è un medico pisano che era primario a Padova, che è morto, e tu vedi uno che ha un ictus in corso, un infarto, quello che è sul palco, che cosa fai come medico? Lo prendi, ma dove lo porti? All'ospedale. L'ospedale, no, sai dove l'hanno portato? In albergo, capito? L'hanno portato in albergo e l'hanno lasciato un sacco di ore. Quando ormai non c'era più niente da fare, lo portano in ospedale. Ma cacchio, un medico è una missione di soccorso, perché lo capivo io che cosa c'aveva, e tu non riesci a prenderti la responsabilità di dire: no, quest'uomo lo prendo io e me lo porto in ospedale. Un fisiologo, capito? No, pneumologo era. Sì, pneumologo. Sì. Era Luciano Lenci, cioè. Esatto, figlio del fondatore della Domus Mazziniana. Vedi che tutto torna. Fondatore della Domus Mazziniana. Non era NPC lui, ma certo, NPC, prendere la tessera è facile, il problema è essere in linea con la bandiera, come si dice, no? Con i principi. NPC non era difficile entrare. Il problema è vedere se poi eri comunista, no? Perché era un partito di massa, dove dalla massa poi sapevano estrarre i quadri e compagnia bella. Però il problema era che nel Partito Comunista è un partito democratico, quindi potevi entrare e fare la tua battaglia politica. Il problema vero è che quell'elemento della verifica delle origini del soggetto che ti entra è una cosa che va costantemente praticata, perché altrimenti ci sono dei vizi. Cioè la Rossanda, che io non definisco comunista da sempre, è figlia di un industriale di Trieste, lei è triestina, come Sofri del resto, è figlio di un ammiraglio Sofri, no? Allora, la Rossanda è figlia di un industriale, per di più steineriano, quindi seguace delle teorie teosofiche, no? E quindi un massone, perché i teosofi sono notoriamente tutti massoni. E allora il problema è anche un po' nazisti. Sì, anche un po' nazisti. Il problema è questo. Cioè, è certo che certe origini hanno un portato pratico, poi operativo. Tant'è vero che la Rossanda è stata finanziata, e nel libro lo raccontiamo tutte queste cose, è stata finanziata da Raffaele Mattioli. Dalla banca commerciale, il grande massone che aveva appunto in mano tutto il creatore di Cuccia, di Mediobanca, ma è quello che aveva i rapporti con gli Stati Uniti, quello che ha costruito tutta la ragnatela con l'Inghilterra, ma era un uomo che si occupava anche di esoterismo,
tanto è vero che lui era quello che a Milano ha lavorato per mettere in piedi una rete di relazioni di stampo anche esoterico che passavano tramite la Casa della Cultura a Milano e chi era? Sì, bravo. La Casa della Cultura era finanziata da Raffaele Mattioli, che dava i soldi a Banfi, il figlio di Antonio Banfi, no? Rodolfo Banfi, che lavorava per il centro studi della Banca Commerciale e che passava alla Rossanda per aprire la Casa della Cultura. La Casa della Cultura a Milano è stata proprio la centrale del migliorismo, del pensiero migliorista, liberale, no? Capito? Quindi vedi come tutte queste cose, un banchiere che finanzia per penetrarti, compagnia bella. E nella Casa della Cultura un altro soggetto che ha operato a quei tempi era Primo Moroni, quello che ha teorizzato i centri sociali, uno che ha legato la Conchetta. La Conchetta, compagnia bella, capito? E quindi come era lì? Sì, capito? Viene anche lui da lì, capito? Allora, per loro, vedi, per loro si sentono libertà. Esatto, l'estremismo e il riformismo come vanno sempre in parallelo, lo dice Lenin nel Che fare. Gli economicisti e i terroristi hanno una casa comune, hanno gli stessi principi, lo stesso modo di procedere. E Che fare? I riformisti, venivano chiamati gli economisti, no? Gli economicisti, no? E i terroristi avevano molti punti di contatto e spiega quali erano. Allora, ecco perché dico è importante leggere i testi, diciamo, fondamentali, perché ti permettono di arrivare a capire rapidamente quali sono gli indirizzi. E una